trovati. Nello speciale di oggi torniamo ad occuparci di politica in previsione delle imminenti elezioni del 3 e 4 ottobre. Ci troviamo a Fossombrone per presentare la lista civica Prima Fossombrone. Londei, candidato sindaco. Imprenditore nel mondo della ristorazione, consigliere comunale, ex sindaco di Sant'Ippolito, nonché segretario Coldiretti. Un nutrito curriculum vitae per presentare Fabio Londei, candidato sindaco. Come mai ha deciso di candidarsi? Curriculum vitae lungo 25 anni e quindi credo di aver acquisito un'esperienza notevole nella gestione della cosa pubblica. Io ho fatto 10 anni il consigliere comunale a Fossombrone, sono stato 10 anni nel comune Sant'Ippolito e negli ultimi 3 anni di un mandato ho ricoperto la carica di sindaco, perché allora le elezioni non avveniva diretta del sindaco, ma si poteva subentrare nei nominativi che c'erano già seduti in consiglio comunale. Poi alla fine dei 3 anni ho deciso, per ragioni personali, di dedicarmi ad altre cose. E quindi questa mia esperienza la volevo mettere oggi al servizio della comunità di Fossombrone, laddove vivo da 40 anni più o meno così, alla soglia della mia pensione, del pensionamento. Io andrò in pensione il prossimo mese e ho pensato che così, avendo del tempo a disposizione, di metterlo al servizio della comunità. Tempo estremamente importante, lo sottolineo, importante, perché il sindaco non può rimanere nell'ufficio 3 ore alla settimana. Il sindaco deve essere sempre reperibile e in mezzo alla gente, e io questo credo di darne esempio. Vivo qua, transito su queste strade tutti i giorni e sanno pure dove trovarmi, visto che le mie attività sono proprio all'interno della città di Fossombrone. E quindi è una dichiarazione così di disponibilità verso tutti, disponibile a ricevere anche fuori dai palazzi comunali. Londei, ci dice anche come si vota? Si vota contrassegnando il primo simbolo in alto a sinistra posto nella scheda elettorale e dando fino a un massimo di 2 preferenze, uno per una donna e uno per un uomo. Prima Fossombrone è il nome della lista civica che ci presenta. Il motivo di questo nome? Prima Fossombrone nasce da un'esigenza reale che noi intravediamo in questa città, cioè quella che le problematiche della città, delle persone che vivono in questa città, devono essere e devono venire prima di ogni altra cosa. Dando un'occhiata al suo programma elettorale, è ricco e ben nutrito. Tanti sono i punti salienti, ma se c'è qualcosa che fa la differenza e va al di là del programma elettorale, c'è un patto con i cittadini. Cioè lei ha sottoscritto e firmato un patto. Che cos'è esattamente questo patto e che cosa prevede? Il patto che noi abbiamo stilato e da me sottoscritto riguarda il riepilogo di un programma elettorale più ampio, per renderlo più comprensibile ai cittadini e per fare in modo che i cittadini ne prendano coscienza con maggiore entità. Io ho inteso recuperare i punti salienti e sottoscrivere appunto in un, come vede che ho in mano qua, un modulo dove si raggruppano assolutamente questi punti principali e dove sono da me sottoscritti. Quindi un patto è come una promessa che lei firma? Sicuramente sì, è un impegno che prendo, che mi sento tranquillo e sereno di prendere, perché sono assolutamente convinto di poterli realizzare. Io vivo qua, transito in mezzo alla gente anche per le attività che svolgo ogni giorno, e se non avessi questa certezza certamente non andrei a mettere una firma sotto un impegno per non essere rimproverato dai cittadini che incontro ogni giorno, ogni momento della giornata. Iniziamo subito con un argomento a mio avviso scomodo: l'ospedale. L'ospedale di Fossombrone c'è o non c'è? Ma al momento non si può dire che c'è, c'è l'immobile. Ma la funzionalità di questo ospedale è stata, se non ridotta, quasi annientata da precedenti amministrazioni,
che fortunatamente oggi non ci sono più né in regione e spero che non ci siano più neanche in questo comune. E con queste persone che oggi gestiscono la regione Marche, che hanno un'identità politica diversa, penso di poter dire vicino a noi, senza ombra di dubbio, con queste persone cercheremo di intraprendere un cammino nuovo e cercare di far capire a chi amministra che la necessità dell'ospedale di Fossombrone è assolutamente un'urgenza alla quale non si posso precedere. Fossombrone è anche una città giovane e quando si pensa ai giovani si pensa allo sport, che poi lo sport, devo dire, riguarda un po' tutti quanti e so anche che state pensando di candidarvi come comune europeo allo sport. Noi abbiamo diverse associazioni che operano nel settore dello sport, sono quasi tutte raggruppate in una zona antistante al bocciodromo, che è un immobile peraltro chiuso, fermo, bloccato da 5 anni, che io ho preso come impegno di poterlo rivitalizzare tutti e tutto, andando a confrontarmi con i rappresentanti e con le associazioni per dargli il miglior utilizzo e per renderlo agibile e disponibile a loro, assolutamente nel loro interesse. Se dico REMS, cosa diciamo? Parliamo di REMS a Fossombrone, parliamo di un qualche cosa che la gente conosce, che ha vissuto con ansia, perché è una costruzione finanziata da una legge dello Stato che aveva delle finalità che la gente non voleva, che non voleva assolutamente, per la quale ci sono state diverse manifestazioni. Noi questo immobile intendiamo cambiare la destinazione d'uso e metterlo a disposizione della città. Un'altra delle questioni toccate nel patto che lei ha sottoscritto e firmato è quella inerente alla viabilità. Ci sono in programma dei lavori, quali? Ma i lavori sono in programma, ma sono urgenti proprio da farsi. E mi riferisco in particolare e soprattutto al corso principale della città, dove c'è un selciato che è praticamente è al limite della percorribilità, e quindi è un intervento che va fatto di manutenzione non ordinaria, direi straordinaria, probabilmente perché i lavori non erano stati fatti ad arte quando sono stati realizzati, visto che non sono poi così tanti anni che è stata fatta. E su questo corso noi non ci limitiamo solamente a guardare il percorso del selciato, della strada e quindi il selciato, ma intendiamo così dare un look nuovo, visibile agli occhi di tutti, per incentivare anche il commercio e questi negozianti che troppo tempo stanno soffrendo. In questo caso sottolineo anche che è mia ferma intenzione sospendere togliere l'isola pedonale che era stata introdotta anni addietro, in maniera tale da favorire la circolazione delle auto e fare in modo che questi negozianti tornino un po' a sorridere. A sostegno di queste persone aggiungo anche che avremo in animo di predisporre degli sgravi fiscali per così incentivarli e indurli a farli rimanere laddove sono, perché in questi ultimi periodi le serrande abbassate ne troviamo diverse. Ci siamo occupati ora quindi principalmente di Corso Garibaldi, che è il punto di forza di Fossombrone, tra i punti di forza di Fossombrone, e altra zona da riqualificare è la Cittadella. La cittadella, come tante altre situazioni, anche nelle frazioni e nelle zone limitrofe alla città, è una città trascurata, è una città dove mi viene da dire che la pulizia non la fa certamente da padrona, è una città dove noi bisogna che interveniamo, ma sempre in modo costante e non soltanto in certi periodi dell'anno, per fare in modo che, insomma, dobbiamo vivere in una città che la possiamo presentare anche ai numerosi turisti e avventori che quotidianamente li vediamo percorrere le nostre strade in questo capoluogo e non. Nella zona naturalistica di Ghilardino si pone un'altra questione. Nella zona di Ghilardino si pone una questione importantissima. C'è da diverso tempo un'azienda, una ditta che ha chiesto di fare un impianto bituminoso. Noi su questa cosa siamo estremamente chiari.
si cercheranno altre zone avocate per questo, ma in quella zona lì la nostra posizione è netta, siamo contrari in modo determinato, riteniamo che la salute delle persone e del vivere in modo sereno e tranquillo di quegli abitanti che lì sono lì attorno valga più di qualsiasi impresa e attività che ci si voglia impostare. Numerosi sono gli spazi verdi che Fossombrone offre. Che cosa pensa di fare, per l'ambiente, quindi? Ma per l'ambiente è già di per sé un argomento che va di moda e noi non intendiamo assolutamente far finta che non esista. Cercheremo di trovare degli spazi e rivitalizzare soprattutto quelli che già ci sono, perché ci sono, ma l'incuria è come dicevamo prima, la fa da padrona. Purtroppo dobbiamo dirlo che amministrazioni precedenti, le attenzioni in questa direzione ne sono state poche, ma non lo dico io, basta guardare, aprire gli occhi, percorrere le nostre strade, i nostri angoli. Ma non solo nel capoluogo, ma anche nella frazione delle frazioni, e questo più ancora, in modo ancora più accentuato. Quando dice che vuole creare una macchina amministrativa efficiente, che cosa intende? Ma intende che questo è una cosa, proprio la prima cosa che si tocca con mano. Qui ci sono cittadini, direi che molti, molti cittadini, che negli sportelli di questo comune non ottengono risposte in tempi assolutamente adeguati. Non è pensabile che in una città di 10.000 abitanti, per avere una concessione edilizia, per uno fa una domanda, passano mesi, mesi, mesi senza che si dia una risposta. Non solo mesi, ma molto spesso chi sta dietro gli sportelli non è così attento e sensibile alle persone che vanno lì a chiedere. Io è un discorso che faremo, che farò con chi, con tutti i dipendenti, in maniera molto franco, gli uffici saranno strutturati in modo tale da dare risposte celeri ed efficienti in tempi estremamente brevi. Ci sono progetti per incrementare lo sviluppo culturale turistico? Ci sono progetti, ci sono idee. Fossombrone vanta tantissime cose, la biblioteca, io non sto proprio ad elencarli tutti, ma c'è un patrimonio culturale indiscusso, c'è una biblioteca di cui tutte le persone che ho avuto contatti anche questi giorni mi dicono di libri che hanno vita centenaria abbandonati ed accatastati, ma non solo quello, c'è la cittadella, ci sono tanti spazi e centri del comune di Fossombrone che devono per forza essere visti. La vedo una cosa, anche questa, trascurata. Non servono soldi, qui mi penso di poter dire che servono idee, soprattutto da incentivare le attività turistiche in modo tale da convogliare il più possibile turisti e persone che vengono da fuori a visitare queste cose. Dobbiamo creare, ecco, dei percorsi e a questo ci stiamo già preparando, ci avvarremo anche di persone preparate per fare queste cose, ma ecco, è un argomento molto, ma molto sensibile. Lavori di ristrutturazione anche per quanto riguarda alcuni istituti scolastici, che comunque sono il perno della città per quanto riguarda la pubblica istruzione. Mi parlano e mi dicono, e vedo anche con gli occhi, di immobili destinati ad uso scolastico transennati da anni. I nostri figli, i miei ancora non ne usano più, ma i figli dei forsembronesi vanno a scuola in degli immobili che sono al limite dell'agibilità e non si può far finta di non vedere. Potenziamento anche dell'Istituto Donati, che è l'unico istituto di scuola media superiore a Fossombrone, ci sono tanti ragazzi che vengono anche dai comuni limitrofi e non possiamo che non essere attenti anche a queste cose. Il suo piano riguardante l'istruzione non si limita all'istruzione in sé, ma c'è una cura particolare anche delle mense scolastiche in collaborazione con i distretti biologici. Guarda, io vengo dal mondo della ristorazione. Credo che un'attenzione più che mai oggi deve essere rivolta a ciò che i bambini mangiano. Non si può solo guardare al prezzo, all'euro in mano spaccato,
ci sono dei costi, molto spesso vanno salvaguardati, il comune dovrà intervenire anche su questo in modo tale che i ragazzi, i bambini, quando mangiano, sappiano, almeno i genitori sappiano che cosa i loro figli mangiano. Londei, in questi ultimi secondi a disposizione, dica al pubblico a casa il motivo per il quale dovrebbero votarla. Noi andiamo a chiedere il consenso a tutti i cittadini perché con questo programma pensiamo di andare a testa alta, pensiamo di fare le cose che i cittadini si aspettano e quindi non posso far altro che chiedere a voce alta, senza ombra di essere smentito, sul fatto che con le problematiche che ho elencato, sotto alla fine di questi punti e in questo contratto che vede c'è la mia firma e quindi questa la dice tutta. Grazie allora Fabio Londei, grazie al pubblico a casa, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.